Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Radio Master Pocket, radiocomando a basso costo ideale per droni FPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. La Pocket è disponibile in due colori, bianco trasparente e nero trasparente. Per quanto riguarda la versione abbiamo FCC o LBT, ma non fa molta differenza perché questo parametro può essere cambiato in modo molto veloce via firmware. Per quanto riguarda il modulo interno possiamo scegliere tra CC2500 o LRS. La versione CC2500 è compatibile con riceventi FlySky come RXSR o XM Plus, mentre la versione LRS è compatibile con riceventi Express LRS da 2.4 GHz. Se volete personalizzare la vostra radio sono presenti delle cover colorate, possiamo scegliere tra blu, arancione, giallo, rosa, nero o bianco. Tutte le cover hanno una colorazione semitrasparente. Io ho scelto la versione nera con Express LRS, vediamo subito cosa troviamo dentro la confezione. Abbiamo un sacchetto con all'interno la radio, una protezione per il display, un cavo USB tipo C e delle molle di riserva. Poi abbiamo un manuale di istruzioni ed un set di sticker. Il cavo USB può essere usato sia per la ricarica della radio che per il simulatore, le molle invece sono di scorta e possiamo conservarle. Perfetto, a questo punto possiamo prendere la nostra Radio Master Pocket. Ok, come vedete la radio è estremamente compatta anche perché non sono presenti gli stick. Gli stick sono riposti nella gomma dell'impugnatura e possono essere messi e tolti ad ogni utilizzo. Come vedete, mettere gli stick è un'operazione molto semplice e veloce. Le dimensioni della Pocket sono molto contenute, abbiamo una larghezza massima di 15 cm e un'altezza di 12 cm. Lo spessore massimo è di quasi 6 cm, non tenendo conto però degli stick. Passando all'analisi della radio, nella parte superiore abbiamo un display LCD da 1.3 pollici con risoluzione 128x64 pixel. Si tratta del classico display piccolo che troviamo in tante altre radio di questo formato, come l'X-Lite, la T-Pro, eccetera. Poco sotto troviamo l'anello per la tracolla. La posizione è buona e la radio è ben bilanciata. Più sotto abbiamo i trim, il tasto accensione e lo speaker. Qui abbiamo i tasti funzione, il primo per accedere al menu sistema e il secondo per il menu modelli. Sulla sinistra abbiamo i tasti navigazione, indietro, pagina avanti, pagina precedente e telemetria. Sulla destra abbiamo una rotella che può essere premuta per confermare. A questo punto andiamo a vedere tutti i tasti e gli interruttori che ci mette a disposizione questa radio. Abbiamo due tasti a pressione SA e SD e due tasti interruttore SB ed SC. Più sotto abbiamo un interruttore momentaneo ideale per il prearm ed un potenziometro. L'antenna è pieghevole e può essere ruotata di 90 gradi nel caso vi serva con questa angolazione. A fianco all'antenna abbiamo la porta trainer e una porta USB-C che può essere usata per l'aggiornamento firmware o per il simulatore. Nella parte inferiore abbiamo un jack per le cuffie, una porta USB-C per ricaricare le batterie ed uno slot per la microSD. La microSD è già inclusa nella radio ed è da 512 MB, più che sufficienti per contenere i dati necessari al funzionamento del radiocomando. Per finire, sul fondo della radio troviamo la porta per i moduli di tipo Lite. La Pocket è compatibile con tutti i moduli presenti in commercio, Crossfire, Express LRS, FRSky, Multiprotocollo e così via. Sotto l'impugnatura in gomma abbiamo l'alloggio per due batterie 18650. Le batterie Lion non sono incluse e vanno acquistate a parte, se vi servono vi lascio in descrizione qualche link su dove trovarle. Ok, a questo punto mettiamo le batterie e accendiamo la radio. Mi raccomando, fate attenzione a rispettare le polarità. Come abbiamo visto, il sistema operativo è GTX, al momento lo standard per quanto riguarda i radiocomandi per droni FPV. Per quanto riguarda l'interfaccia e i menu non mi soffermo più di tanto, ho già realizzato svariati tutorial su EGTX e OpenTX, che sono assolutamente validi anche per la Radio Master Pocket. In descrizione vi lascio la playlist dove troverete approfondimenti sulle varie configurazioni che si possono fare con questo sistema operativo.
Visto che la versione Express LRS è quella che consiglio a tutti di acquistare, diamo uno sguardo veloce all'OASCript, che è il file che si usa per configurare il modulo interno. Premiamo il tasto Sistema, poi abbiamo Express LRS già selezionato, quindi premiamo Enter. Per quanto riguarda il refresh, vi consiglio di usare 250 Hz, che è la scelta più bilanciata e va bene per il freestyle. Potete valutare un refresh più basso per droni long range o un refresh più alto per droni racing. Telemetria, lasciate il valore che vi propone la radio. Switch mode va impostato su hybrid e model match su off. Quindi diamo uno sguardo a TX Power per settare le potenze. La potenza massima del modulo è di 250 mW, che a prima vista potrebbe sembrare bassa, ma per esperienza posso confermarvi che con 250 mW ci fate tutto e potenze più alte non danno reali benefici se non in un numero limitato di casi. Per quanto riguarda la potenza dinamica, vi suggerisco di lasciarla su off. I 250 mW massimi non impattano più di tanto sul consumo della batteria e le 18650 sono delle batterie che vi danno tantissima autonomia di volo. Per quanto riguarda le altre impostazioni, non sono fondamentali, quindi possiamo anche lasciare tutto predefinito. A questo punto vediamo come aggiornare il modulo interno per la versione Express LRS. Se voi avete la versione multiprotocollo, in descrizione vi lascio il tutorial generico per aggiornare quel tipo di modulo. Questo tutorial è valido anche per la Radio Master Pocket versione CC 2500, quindi potete seguirlo senza problemi, trovate il link in descrizione. Ritorniamo al modello Express LRS. Per prima cosa scarichiamo e installiamo il configurator. Lo troviamo su questa pagina GitHub che vi lascio linkata in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo file. Ed eccoci qui sull'Express LRS Configurator. Aggiornare il firmware è importante perché in questa fase andremo ad inserire nel modulo la nostra password, grazie alla quale riusciremo a fare il bind automatico con le riceventi, che anche loro dovranno avere la stessa password. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Device Category, Radio Master 2.4 GHz. In Device scegliamo Radio Master Pocket Internal 2.4 GHz TX. Come metodo per il flash selezioniamo Edge TX Pass-Through. Il LuaScript non c'è bisogno di scaricarlo, come abbiamo visto è già compreso nei contenuti della microSD. Queste impostazioni vanno bene come sono, cambiatele solo se vi serve qualche impostazione particolare e se sapete quello che state facendo. L'unica cosa da impostare è la password per il bind, che deve essere la stessa sia sul modulo che su tutte le riceventi da binare. Come sempre non c'è bisogno di mettere niente di troppo complicato, usate semplicemente qualcosa di facile da ricordare. A questo punto siamo pronti per il flash, ma prima di iniziare spostiamoci sulla radio. Per aggiornare il modulo interno, la Pocket deve essere accesa. Quindi inseriamo il cavo USB nella porta superiore della radio. Poi in questo menu scegliamo USB Serial VCP. A questo punto la radio è pronta per essere aggiornata, spostiamoci nuovamente sul configuratore. Molto bene, adesso possiamo cliccare su Flash. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto possiamo rimuovere il cavo USB, la radio è pronta per essere utilizzata. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire di essere rimasto piacevolmente sorpreso da questo radiocomando. Attualmente la Pocket è uno dei radiocomandi più economici presenti in commercio, ma nonostante tutto non presenta particolari difetti come altre radio di questa categoria. Buoni gimbal, il movimento è uniforme e costante, anche se quello del gas non è fluidissimo. Questo comunque si può risolvere allentando leggermente la tensione. In ogni caso i gimbal della Pocket sono decisamente migliori di quelli che montano le Jumper T-Pro o T-Lite. Ottimo il fatto di poter utilizzare delle 18650 e che le due batterie vengano viste in serie per formare una 2S. Buono anche il modulo interno Express LRS, la potenza massima di 250 mW è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, ma se proprio lo ritenete opportuno è sempre possibile utilizzare il modulo esterno come ad esempio il Gemini. Questo modulo raggiunge la bellezza di 1W2, se vi interessano maggiori info sul Gemini ho già realizzato una recensione, in descrizione trovate il link.
Per quanto riguarda i tasti non manca nulla, ne abbiamo un numero sufficiente per gestire tutte le funzioni che si usano di solito con i droni FPV. In particolare abbiamo il tasto momentaneo che è fondamentale per il pre-arm. La qualità generale dei tasti non è eccelsa, ma possiamo passarci sopra visto il costo contenuto di questa radio. L'unica cosa che non mi è piaciuta più di tanto è l'impugnatura che risulta leggermente spessa. A mio parere c'erano gli spazi sufficienti per ridurla un pochino e renderla un po' più fine. In conclusione posso dire senza problemi che la RadioMaster Pocket è la scelta numero uno quando si parla di radio di fascia economica. Secondo me però la RadioMaster Pocket può essere presa in considerazione al di là della sua natura prettamente economica e diventa una buona scelta nel momento in cui state cercando una radio compatta a prescindere dal budget. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.